in occasione delle riprese del documentario dedicato a Vignalisi siamo venuti naturalmente ad Ancona per effettuare delle riprese nei posti che l'avevano vista muoversi nella sua infanzia, nell'adolescenza e anche nei posti che lei aveva frequentato con la famiglia, tornando molto spesso durante l'estate nell'età adulta. Abbiamo girato soprattutto nel quartiere dove aveva la casa, che adesso non c'è più, ma ci siamo soffermati al Passetto, cioè al Belvedere Vignalisi, che prende il suo nome ha preso il suo nome da quando lei è scomparsa nel 2014, da quando le è stato intitolato, e poi abbiamo girato nella parte sottostante della scalinata, sulla costa, sul mare, perché lei citava proprio quei luoghi come particolarmente cari. Erano delle location che l'avevano particolarmente emozionata e commossa. Abbiamo trovato delle immagini di repertorio in cui lei veniva intervistata sui periodi trascorsi qui, ed era sempre molto partecipe e molto emozionata. Abbiamo cercato di rintracciare nei limiti del possibile quelli che erano stati i suoi punti di riferimento. Vignalisi ha cominciato la sua carriera piuttosto per caso, perché quando aveva solo 14 anni era stata notata dal Giacomo Condinella, che era il figlio di un amico di suo padre. Giacomo Condinella era un cantante e poi anche attore molto popolare all'epoca, nei primi anni 50, ed era abbastanza una consuetudine molto diffusa girare dei film a basso costo, popolari, tratti da canzoni di successo. Lei aveva esordito con un film che si chiamava Napoli Canta ed era stata proprio spinta senza particolari remore da parte di suo padre, che comunque era severo all'antica, perché si sentiva garantito dal fatto che sarebbe stata in buone mani, visto che c'era il figlio del suo amico a garantire e a proteggere in qualche modo la sua persona, la sua figura di adolescente nel mondo del cinema, che naturalmente veniva vissuto sempre un po' come un contesto pieno di insidie e di pericoli. Però col passare del tempo lei ha cercato di consolidare, dopo vari film popolari di questo genere musicale napoletano, ha cercato di consolidare la propria preparazione, soprattutto con Giorgio Strehler, che come tutti sappiamo era un grandissimo regista teatrale, che l'aveva scelta per un suo spettacolo a metà degli anni 50 e le aveva insegnato in profondità i segreti e tutto quello che riguardava la recitazione, per cui tutta questa esperienza le è stata utile nei film successivi che ha cominciato a interpretare da protagonista nella seconda metà degli anni 50, e così anche gli sceneggiati televisivi che le dettero enorme popolarità con i teleromanzi in diretta interpretati a cavallo tra fine anni 50 e anni 60, e poi nei grandi film sia italiani che internazionali girati in Italia e all'estero, con il periodo di Woody Allen che l'ha vista protagonista di tre film fino a quando non ha scelto di tornare indietro in Italia per nostalgia della famiglia, di suo marito e di suo figlio. E tutto questo naturalmente, quello che cercava lei era la possibilità, secondo me, di esprimersi, di trovare comunque una sintonia con i suoi tempi, con il contesto civile e sociale intorno a sé. Interpretava personaggi femminili molto diversi tra loro, ma dietro la facciata di persona sicuramente di donna, di signora borghese, di grande presenza fisica, di grande fascino, c'era anche da parte sua un'aspirazione, una curiosità, un interesse verso tutto quello che la circondava, ed era pronta a sintonizzarsi con i tempi che cambiavano, il che è una qualità piuttosto rara per le grandi attrici, che in genere preferivano un po' adagiarsi sul successo ottenuto.